periodo arcaico, dall'VIII secolo avanti Cristo, in cui all'ordinamento monarchico si sostituisce la presa di potere dell'elemento aristocratico. A questo punto abbiamo la scelta all'interno dei vari gene aristocratici di 9 arconti. A questo punto il Basileus diventa un magistrato come gli altri, a cui è demandata soprattutto la funzione religiosa. Abbiamo poi l'arconte eponimo, che era quello che dava il nome all'anno, e l'arconte polemarco, che era il comandante militare. A questi 3 arconti si aggiungevano 6 tesmoteti, che erano custodi delle leggi e esercitavano anche l'ufficio di giudici. La carica degli arconti era una carica annuale, venivano scelti dall'Areopago, ovviamente fra i nobili. Che cos'era l'Areopago? L'Areopago era il consiglio degli anziani, all'interno del quale entravano di diritto gli ex arconti. Aveva funzioni di controllo, oltre che quella di elezione degli arconti, e esprimeva giudizi per quanto riguarda i crimini più gravi, vale a dire i crimini di sangue. Il nome Areopago era anche il nome della collina su cui si trovava questo consiglio, a metà strada fra l'Agorà e l'Acropoli, e il nome Areopago è legato al tempio di Ares che lì aveva sede.